Ragazzi, allora io avevo promesso che facevo un video, però mi sa che saranno due. Adesso faccio questo perché mi preme di più, dopo farò un altro. Qui voglio parlare della nostra squadra Juve che ruba, noi rubiamo, ovunque andiamo noi rubiamo, ma non voglio parlare adesso della Juve. Voglio parlare di tutto quel putiferio che si è scatenato da sabato scorso per quel cazzo di rigore di merda non dato, ripeto, ininfluente, perché dopo un minuto il Milan ha fatto gol. Se gli dava quel rigore, il Milan non faceva il gol, perché nello spazio non ci stava, non veniva, era tutta un'altra cosa. Poi magari poteva fare altri tre di gol, però quel gol non ci veniva sicuro, quindi, e poi bisogna vedere se il rigore lo faceva. Ma a prescindere da questo, allora, io mi sono scritto un po' di cose. Tanto vi dico, mettetevi comodi perché vi fumerete due o tre sigarette con me, perché è un video un po' lungo, però un po' interessante, secondo me, molto interessante. Allora, partiamo subito. Allora, il Milan ha fatto un punto su 18 fra le partite con Juve, Inter e Napoli. Va bene? Poi me le sono scritte. Poi ha pareggiato con il Cagliari, Empoli, Bologna, Frosinone e Udinese. Ha perso in casa con la Fiorentina. Me ne sono segnate un po', dopo magari ce ne saranno altre. E quindi state dicendo voi milanisti che se non andate in Champions League è per colpa di un rigore ininfluente, ininfluente. Pensa il grado di ignoranza che ci avete. Io non ho mai offeso nessuno su questo canale degli altri tifosi. Io ho offeso gli Allegrini, quelli della mia stessa squadra. Ma milanisti, interisti, napoletani, io non ho mai offeso nessuno. Però adesso mi avete rotto un po' i coglioni. E se c'ho degli iscritti al canale milanisti, mi dispiace se vi offendete, però arrivato a un certo punto uno si deve pure difendere con i fatti, con i fatti. Se vi offendete, fate quello che vi pare. A me non mi interessa. Io di dirò sempre il mio pensiero e quello che penso. Va bene? Cosa voglio dire? Io qua me la sono scritta perché l'ho trovata su internet, me la sono scritta. Qui c'è una lettera della Curva Sud Milano del Milan, va bene? Io me la sono scritta e adesso ve la leggo per chi non l'avesse ancora sentita sta lettera. Curva Sud Milano. Loro potranno vincere quanto e quando vogliono. Potranno vincere anche 250 scudetti di fila. Persino un filotto in Champions League e Coppa Italia. Arriveranno persino a fargli vincere la Coppa Nazionale Inglese e perché no, anche quella spagnola. Li faranno partecipare al Mondiale per nazionali, gli regaleranno tutto, ma non saranno mai vincenti. In qualunque stadio vadano, i cori sono sempre gli stessi, come in Italia. Non saranno mai vincenti. No, non saranno mai vincenti. Perché le loro presunte vittorie vanno ad alimentare un sistema che è fine a se stesso, chiuso nella becera cerchia dei loro tifosi, arbitri e sistema a loro asservito. Non saranno mai vincenti perché nello sport, adesso viene il bello, nello sport alla fine prevale sempre un'etica. Prevale sempre qualcosa di vero e puro e per nessuno saranno mai vincenti, per nessuno, eccetto per loro stessi, come i peggiori dittatori che amano sentirsi amati e vincendo, imbrogliando. Ma verrà un altro 2006, ve lo garantisco, verrà di nuovo un giorno in cui diremo tutti in coro: siamo orgogliosi di non essere come voi. Allora, intanto scusate che mi asciugo le lacrime perché era molto commovente sta lettera. Scusate, c'ho anche il raffreddore che a me dura 6 mesi, però. Allora,
Allora. Caro milanista, io posso prendere lezioni di onestà, di sport, da tutti, forse da quasi tutti, tranne che da voi. Voi che avete avuto fino a ieri, e c'è ancora sotto, il presidente più disonesto del mondo, va bene? Il presidente più disonesto del mondo. Voi, per chi non lo sapesse, che avete manipolato il calcio italiano con l'avvento di Berlusconi, va bene? Con tutti i soldi in nero. Ve ne cito uno, Lentini, pagato 120 miliardi di vecchie lire, di cui 80 in nero. Questi sono fatti. Gianni Agnelli dichiarò: ovunque, a qualunque squadra mi rivolgo per comprare un giocatore, c'è già l'opzione di Berlusconi. Dappertutto. Va bene? Queste sono dichiarazioni di Gianni Agnelli, non le mie. Voi che parlate di onestà, va bene? Se mi viene in mente un piccolo episodio in campo, un rigore dato a Shevchenko per un fallo non avvenuto, una scivolata a 3 metri da Shevchenko, Collina vi dà rigore per fallo, l'intenzionalità del fallo. Voi avete avuto questi rigori qua, ma questa è una cazzata. Voi che avete fatto sospendere una partita con lo Stella Rossa all'84esimo del secondo tempo, che perdavate 1-0, parlo di Champions League, di Coppa Campioni, perché era la Coppa Campioni, bene? Avete fatto sospendere la partita all'84esimo per nebbia, eravate fuori. L'avete giocata il giorno dopo 2 giorni, l'avete vinta e avete vinto di conseguenza la Champions League, che non dovevate vincerla perché eravate già fuori. E dopo l'avete vinta anche l'anno dopo, perché ci siete andati come detentori della Champions League che non dovevate vincere, va bene? Non dovevate vincere, ci siete andati come detentori perché non avete vinto lo scudetto, perché allora ci andava solo chi vinceva lo scudetto. Voi che ci avete riprovato a Marsiglia, perdevate 1-0 in Champions League e all'85esimo circa avete ritirato la squadra dal campo perché si è spenta una lampadina di merda, va bene? Una lampadina di merda, teste di cazzo di merda, va bene? Voi mi parlate di onestà, solo che quella volta vi è andata male, vi hanno squalificato un anno. Voi che avete vinto una Coppa Italia contro l'Atalanta, gol di Borgonovo, con i giocatori dell'Atalanta che per soccorrere un vostro giocatore che se l'ha fatto male o fingeva di essersi fatto male, hanno buttato fuori la palla. Alla ripresa del gioco, i giocatori dell'Atalanta, tutti fermi completamente perché aspettavano la restituzione della palla, voi l'avete buttata in porta, l'avete buttata in rete. Avete vinto con quel gol lì, avete festeggiato la vittoria della Coppa Italia e il vostro presidente, ripeto, il più disonesto del mondo, va bene? Voleva regalare la Coppa Italia alla Juventus. Va bene? Voi che avete vinto una finale di Champions League a Manchester contro la Juve ai rigori, va bene? Partita schifosissima e io ero allo stadio a Manchester, va bene? Un tiro in porta di Inzaghi per voi, grande parata di Buffon, e un tiro in porta di Antonio Conte che ha scheggiato la traversa. Basta, è finita la partita, va bene? Avete vinto ai rigori, c'è il filmato su YouTube. Il rigore, l'ultimo rigore parato da Dida su Trezeguet, Dida è a 1 metro dalla linea dell'area piccola. Va bene? I tifosi, ve lo garantisco perché io ero lì, i tifosi del Milan al gol non hanno neanche esultato perché era lampante che il rigore andava ripetuto. Avete vinto un'altra Champions League. Allora,
se io devo prendere lezioni di onestà da delle merde come voi, ve ne andate a fare in culo. Perché adesso avete rotto il cazzo, piagnoni di merda, siete peggio degli interisti e della politica messi insieme, siete dei piagnoni di merda, voi avete una squadra di merda e siete una squadra fallita, non avete una lira, siete una squadra di merda, va bene? Adesso basta, voi siete pieni di debiti, non riuscirete a pagare, vi verrà ancora messo il fermo dall'UEFA per il mercato, dovete ancora pagare Bonucci alla Juve, dovete ancora pagare 18 milioni di prestito per Higuain, dovete ancora pagare Piontek, dovete ancora pagare Paquetà, voi non pagate un cazzo e fra 2 anni voi sarete una squadra fallita e dopo, come sotto, c'è sempre il vostro presidente, perché lui l'ha venduta la squadra, perché sa i suoi motivi perché l'ha venduta la squadra, poi fra 2 anni quando fallirete bancarotta, ripartirete dalla serie B o dalla serie C, va bene? Perché quella è la fine che fate, se non trovate qualcuno che tira fuori una montagna di soldi per eliminare tutti i vostri debiti, e la riprenderà Berlusconi, va bene? E la farà ripartire dalla serie C o dalla serie B e ritornerete su dopo con Berlusconi, va bene? Voi parlate di serietà, di onestà nello sport quando il vostro portiere di merda Albertosi è stato beccato nel calcio scommesse con una valigia con 120 milioni in contanti perché vi vendavate le partite. Ma vaffanculo il 2006, perché a noi ci hanno fatto la torta nel 2006, merda che non siete altri, voi non date lezioni di onestà a nessuno perché siete delle merde. Va bene? Non permettetevi di dare lezioni di onestà a noi juventini. Non vi dovete permettere. Noi, sa qual è la differenza? Che noi rubiamo, è vero che rubiamo, noi rubiamo, però almeno l'ammettiamo che rubiamo. Voi invece fate i finti onesti. Va bene? Voi fate i finti onesti perché siete delle merda. Va bene? Siete i più ladri di tutti. Va bene, però vi spacciate per onesti. Questa è la gente che mi fa più paura di tutta, perché se io incontro e so uno che è un ladro, quello lo so già che è ladro, va bene? A me mi fanno paura i finti onesti, come voi. Poi ce n'è degli altri, poi se vogliamo un giorno parliamo anche dell'Inter, perché avete trovato la persona sbagliata, avete trovato proprio la persona sbagliata. Mi avete rotto i coglioni. Voi calcio scommesse, Champions League rubate, campionati rubati, ne avete fatte di cotte e di crude. Il vostro presidente ne ha fatte di cotte e di crude. E non solo nel calcio. Quindi smettetela di rompere il cazzo, piagnoni di merda, perché avete rotto il cazzo. Avete rotto i coglioni. Non date lezioni di onestà a nessuno. Voi non siete in grado di dare lezioni di onestà a nessuno. Avete una squadra di merda. L'unica persona seria che ci avete è stato Gattuso, che l'ha detto che domenica, sabato scorso, i coglioni siete stati voi, e quel rigore lì non c'entra un cazzo. Quindi smettetela, perché vi siete messi contro una persona sbagliata. Non me ne frega un cazzo a me degli iscritti. A me, se volete iscrivervi, mi fa piacere. Se non volete iscrivervi, non capite quello che vi voglio dire, potete mettere dislike, togliervi dal canale, fate che cazzo vi pare, non me ne frego un cazzo, che non me ne frego, perché io mangio lo stesso. Ma pensa un po', gli onesti, ricordatevi che se io rubo 100 euro e tu rubi 50 euro, non siamo un ladro e mezzo, siamo due ladri, testa di cazzo. Incompetente di merda, ignorante, asino, pecora, coglione. Ebbene, ripeto, dopo se volete un giorno ne facciamo anche uno sull'Inter, sugli onesti, su quegli altri onesti lì, tutti onesti siete, ebbene, voi se siete sportivi, perché voi nella lettera di merda, in questa lettera di merda che adesso quando vado a cagare mi ci pulisco il culo, con la lettera della Curva Sud Milano, mi ci pulisco il culo, se siete onesti, dovete ammettere le cose per come sono. Non fate gli onesti, i finti onesti.
avete avuto in campo, avete fatto un periodo con una squadra fortissima e nulla da dire, perché io non mi attacco mai agli arbitri. Io anche quando ho fatto il video Barcellona-Juve, che era Genova-Juve, c'erano due rigori per la Juve, io non li ho neanche nominati, perché io non sono piccolo come voi che vi attaccate agli arbitri. Io non mi attacco agli arbitri. Se la Juve fa schifo, io dico che la Juve fa schifo, testa di cazzo. Se la Juve fa schifo, io dico che non mi attacco all'arbitro, perché la Juve a Genova ha fatto cagare, ma c'erano due rigori su Mandzukic. Va bene? Ma a me non me ne frega un cazzo, perché la Juve ha fatto cagare e ha meritato di perdere. Io sono diverso da voi, sono diverso. Avete capito? Testa di cazzo. Ignoranti, io sono diverso. Per me la Juve meritava di perdere a Genova e non me ne frega un cazzo del rigore. Non me ne frega un cazzo di due rigori, non uno. Non me ne frega un cazzo se sabato scorso il gol di Kane era regolare, va bene? Non me ne frega un cazzo. Io non, voi invece vi attaccate agli arbitri, voi fate le lettere quando siete stati i più disonesti d'Italia per anni. Ripeto, stavo dicendo prima, avevate una squadra fortissima, no? Con i Van Basten, Gullit, Rijkaard e tutto quello che avete, fortissimi, 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 e i miei complimenti per tutto, va bene? Ma avevate in campo il fenomeno Franco Baresi, che era l'arbitro in campo. E lo sapete bene, ogni volta che tirava sulla mano si fermava l'azione. Quando nel 2006, caro cazzo di testa di cazzo di merda di un milanista, va bene, nel 2006 ci hanno condannato a noi, hanno condannato anche a voi, solo che il vostro presidente onesto è riuscito a fargli dare i punti giusto giusto per andare in Champions League, va bene, al quarto posto, giusti giusti, ma guarda caso, perché bastava un punto, non andavate più neanche in Champions League, guarda caso, giusto i punti per andare in Champions League, e l'avete vinta di nuovo. E l'avete vinta di nuovo. Quindi c'hai tre Champions League che non sono neanche le tue. Imbecille. Testa di cazzo. Onesto di sti coglioni. Ma va, fanculo, va. Ignorante, testa di cazzo. Ignorante. Il rigore, ma vattela a pigliare nel culo, va, stronzo di merda. Voi. Ragazzi, vi saluto, forza Juve, e mandateli a fanculo a tutti appena li vedete uno per uno. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima parlerò di Allegri, ma di Allegri adesso con carte, con documenti alla mano anche lì. Alla prossima parlerò anche di lui. Ciao ragazzi, ci vediamo.